possa uscire. Lei ha approfittato della sua vicinanza con il ministro per carpirgli questa conversazione No. con sua moglie? Il problema è sempre dire tutta la verità e non una verità distorta. Io non ero con il ministro quando il ministro parlava con la moglie, anche perché io non ho mai No. conosciuto la signora e non ho mai sentito parlare al telefono il ministro con la moglie. Mai. Io quest'audio l'ho potuto ascoltare perché il ministro in una conversazione a casa sua con la moglie mi ha chiamata, ha lasciato il telefono aperto all'insaputa della moglie e io ho ascoltato il Il discorso. discorso era? Cioè, perché il ministro ci teneva così tanto che l'ha ascoltato? Questo non lo so, Oh, però mi ha l'ha fatto. ascoltata però. L'ho ascoltata, certo, se Che una persona cosa? mi chiama io dico pronto e ci sono due No, persone che certo, ma parlano, nel senso che le ascolto. il contenuto di quella telefonata così importante agli occhi del ministro da farla, diciamo, durante una discussione con la moglie, immagino sia stato rilevante, se lo ricorda? Sì, me lo ricordo. Allora, esplicito. Cosa conteneva quella conversazione che ha ascoltato perché il ministro l'ha messa nelle condizioni di ascoltarla? La moglie chiedeva di strappare la nomina. Quindi io vorrei capire, la nomina è stata strappata per un capriccio di una donna? È stata strappata perché non avevo le competenze? È stata strappata per quale motivo? Perché se è stata strappata per un capriccio Cioè, di una donna San Giuliano voleva farle sentire, ecco, guarda, è lei che me lo chiede. questo lo dovete Questo è il chiedere a dramma del lui nostro e a me potete rapporto. chiedere solo Però quello che ho fatto sicuramente è io. molto importante questo perché lui ha anche detto in quell'intervista: io non ho mai registrato nessuno, mai trasmesso nessuno. Lui stava violando la privacy di Ma sua quante cose moglie. ha detto che non sono Lo vere? so, però No, ce le questa è dica lei molto però. delicata. Non Però gliele questa, possiamo scusa, dire. è molto delicata e Certo. molto importante violare la privacy di una persona e farla E non l'ho ascoltare. violata io.